Con noi Lorenzo Pablo Mazzanti, numero 8 del Cus Rugby Perugia. Oggi una sconfitta di misura contro Pesaro, un punteggio molto basso, un po' atipico diciamo per il rugby. Eh, cosa ci puoi dire di questa partita? Com'è andata? Eh, è stata una partita molto fisica, una partita veramente molto dura. E purtroppo era una partita che dovevamo vincere e che potevamo, forse potevamo, potevamo vincere. Abbiamo fatto molti errori, eh, io per primo, eh, abbiamo fatto degli sbagli individuali che poi ci sono costati la partita e la vittoria. E, ripeto, ci eravamo preparati bene per questa partita, dispiace tanto la sconfitta e, ed era una partita che dovevamo e potevamo vincere, era una partita a nostra portata purtroppo. Beh, comunque onore al Pesaro. Adesso c'è qualche giorno di pausa, quindi vi potete riposare, mettere insieme un po' le idee per l'anno prossimo, quali sono le cose da migliorare per affrontare eh, la nuova parte della stagione. Dobbiamo lavorare tanto, soprattutto in, in touche e in alcuni comparti presi singolarmente del gioco e dobbiamo lavorare, 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 però ripeto abbiamo tutte le carte in tavola per fare un ottimo campionato, abbiamo una squadra veramente con ottimi giocatori, una buona squadra nel complesso e dobbiamo soltanto lavorare tanto su questo e quindi basta. Ok, quindi diciamo un uh, tuo augurio per l'anno a venire, il vostro obiettivo qual è? Sicuramente la salvezza, è una salvezza che sarà molto difficile e ci auguriamo di, di, di poter raggiungere. Ripeto, abbiamo tutte le carte in tavola per, per poter raggiungere questo obiettivo, dobbiamo soltanto lavorare molto e fare meno errori individuali. Anche perché insomma, questo pubblico, nonostante le difficoltà, tutte le domeniche viene a vedervi, a tifarvi. Eh sì, ringraziamo il pubblico che anche oggi, nonostante le intemperie del meteo di questa mattina e tutto il weekend, ci ha sostenuto, ci ha, ci ha sempre sostenuto e quindi li ringraziamo tutti quanti, io a nome di tutta la squadra e tutta la società e speriamo, anzi, rassicuro che i risultati arriveranno sicuramente.